Dai, il terzo, e da altra lo scappa. Se commette il peccato, chiede perdono. Lei si è scambia e sa tutto. Il problema non sta nel fatto che la persona compie un peccato. Qual è? Tutti compiamo peccato. Ma solo abbiamo la nostra responsabilità, ma solo un malato. I fallimenti sono i messaggeri della speranza. Lei si è scambia e ha peccato. Il problema non è il fatto che tu caschi nel peccato. Ma di basta. Il problema nel commettere peccato è non chiedere perdono. Fa aria e alce. Questo fa la cosa c'è. Fa alla ascia se ne interno con la snaccata, con la snaccata, con la snaccata, con la snaccata. E gli dice, tu 10 anni fa facevi questo, facevi quest'altro, facevi quest'altro. Da quella ad Adamo, gli dice, io ho commesso sì peccati, però mi sono pentito della spalla, e una volta che ricordo il peccato, chiedo perdono. Quindi non biasimare me, ma biasimo piuttosto coloro che compiono i peccati e non chiedono perdono. Questa è la persona felice. Tanto è lei, volte nema, lo serve nel momento della grazia e riconoscente, ringrazio. Nel momento della disgrazia, paziente. E dinanzi ai peccati, chiede perdono. Uno può uscire da queste tre condizioni? No. Solo non si può fare.